Allora, ciao a tutti. In questo video non mi inquadro io perché sono in vacanza e in questo momento mi trovo all'aria aperta al buio. Comunque, Napoli batte Sassuolo 2-0, 3 punti che ci portano a 59, a quota 59 in classifica, ad un punto dal sesto posto occupato dal Milan. Ma comunque resta quasi certo il fatto che questo campionato lo concluderemo al settimo posto, in quanto i rossoneri hanno due partite abbastanza abbordabili contro Sampdoria e Cagliari, mentre noi andremo a affrontare Inter e Lazio. Vittoria importante per il morale della squadra, la prestazione complessivamente di sicuro è stata migliore rispetto alle precedenti tre apparizioni, ma comunque è stata una partita nella quale si sono rivisti quelli che in questo momento sono i maggiori limiti del Napoli, cioè quello di sprecare troppo in fase realizzativa e quello di concedere tanto in fase difensiva. Questa sera bisogna dirlo una volta tanto, la fortuna è stata dalla nostra parte, il VAR ci ha dato una mano, addirittura 4 gol annullati al Sassuolo ed un paio era in un paio di questi gol annullati, era veramente questione di millimetri. E se questo match doveva essere indicativo in vista del Barcellona, ci sono stati diversi segnali non incoraggianti, soprattutto mi riferisco alla fase difensiva, la prestazione difensiva è stata molto negativa e il Napoli in questo momento concede veramente troppo. È soltanto un caso se questa sera il Sassuolo non ha segnato neanche un gol. E comunque nel primo tempo si è visto un buon Napoli, un Napoli che comunque è riuscito ad esprimersi con qualità ed è riuscito anche comunque a creare diversi pericoli al Sassuolo, ma appunto ciò che è mancato è la freddezza sotto porta. Ci siamo ritrovati in vantaggio dopo pochi minuti e addirittura c'è stato il primo gol di Sai in maglia azzurra, finalmente dopo ben 5 stagioni il terzino albanese ha trovato il suo primo gol. Su assist di Zielinski, Sai fa un bel tiro raso terra dal limite dell'area, Consigli non riesce a trattenere, il tiro era abbastanza potente e il pallone finisce dritto nell'angolino. Dopo l'1-0 continuiamo a macinare gioco e a creare diverse occasioni, ma il Sassuolo poi, quando si è affacciato nella nostra area di rigore, si è reso pericoloso. E ci sono stati già nel primo tempo due gol annullati. Il primo di Juricic, qui Caputo serve proprio Juricic che ha anticipato l'uscita di Ospina mettendo il pallone in rete, ma in posizione di fuorigioco. Poi al 38esimo c'è stato il secondo gol annullato al Sassuolo, sempre a Juricic, qui ancora una volta colpevole la retroguardia azzurra. C'era sì il fuorigioco, ma comunque qui ingenuo sia Di Lorenzo in fase di marcatura nel far accentrare Traoré sia Manolas che poi ha permesso a Juricic di tirare scivolando e comunque poi infine si va all'intervallo sull'1-0. Nel secondo tempo il Napoli soffre molto la pressione del Sassuolo e concede tanto in fase difensiva. Dopo pochi minuti arriva il terzo gol annullato. Questa volta a segnare era stato Caputo e la posizione di fuorigioco, era
È stata nuovamente di Traoré che aveva servito un altro assist. Poi dopo circa 10 minuti, poco più, arriva anche il quarto gol, che viene annullato alla squadra di De Zerbi, e a segnare era stato Berardi, posizione di fuorigioco, quindi Caputo. Poi dopo aver sofferto molto nei primi 20-25 minuti della ripresa, il Napoli riesce a gestire con maggiore tranquillità il vantaggio nei minuti finali. Colpisce anche un palo con Politano, qui bel tiro di Politano, che ha preso in pieno in legno alla destra di Consigli. E poi, nei minuti di recupero, intorno al 93esimo, arriva il raddoppio con Allan, che era entrato da poco. Assist di Mertens. Allan fa un gran bel tiro dal limite dell'area di rigore, un tiro piazzato che finisce dritto nell'angolino ed è 2-0, e si conclude così la partita. E quindi adesso restano le due gare contro Inter e Lazio. Speriamo in prestazioni migliori, soprattutto riguardo alla fase difensiva, perché comunque se concediamo questi spazi nella partita contro il Barcellona, rischiamo poi a quel punto veramente che l'attacco poi del Barcellona ci faccia molto male. E quindi, che dire, detto questo, io vi saluto. Adesso devo chiudere, se no qui tra poco mi viene qualcuno a rimproverare. Ciao a tutti, e sempre Forza Napoli.